sono esterefatto stasera. Dopo la partita dell'Atalanta, il Bari che vince a Terni 3-0. Ma cosa? Una partita fantastica del Bari. E questa è la dimostrazione che il calcio alla fine dà e toglie. L'anno scorso forse il Bari meritava la Serie A, persa al 94esimo con quel gol assurdo di Pavoletti, e quest'anno che era praticamente retrocesso dopo la partita che avevo visto io di 4 giorni fa, dove non esisteva il Bari praticamente, ma a Terni e vince 3-0, cioè che la Ternana è totalmente in bambola. Poi ragazzi, il gol che ha fatto, ma non fa, ma guardi, stanno ammazzando, li passano davanti, faccio pure 4-0, li passano 4-0, faccio 4-0, faccio 4-0, pa! Esagera addirittura il Bari. Li stanno facendo Benali che ha fatto la partita, che il gol di Cesare, ragazzi, se l'avesse fatto qualcuno in Serie A ne avrebbero parlato di le televisioni nazionali, la botta a volo là, a 41 anni di Cesare. Questa è l'ultima partita che farà col Bari. Incredibile. Vedete certe volte il calcio. Il calcio toglie, ti ha tolto la Serie A quest'anno, però ti ha ripristinato in Serie B. Quindi alla fine, se fai il pari, chissà poi come sarebbe andato in Serie A, potresti che retrocedevi sicuramente, però sei rimasto in Serie B. Alla fine quello che conta è che ho visto una cosa, sembra la stessa partita di ieri sera, l'Atalanta e il Bari e l'Everkusen e la Ternana. Mai mi sarei aspettato, con due risultati del genere, dopo aver visto la partita all'andata, che la Ternana morisse in questa maniera. Cioè proprio veramente scandaloso, assurdo. Sono contento per Bari, perché raga, capoluogo di regione, non può andare in Serie C, non può andare in Serie C Bari. Comunque 50.000 persone contro il Cagliari di Claudio Ranieri, ha perso 93. Fu assurda quella partita l'anno scorso, e quest'anno ti sei ripreso quella categoria che potevi. Ma vedi, al centrocampo non esiste la Ternana, arriva sempre prima il Bari. Quasi dal paradiso della A. Infatti, l'inferno sportivo della Cica, un campionato estremamente complicato. Forse è meglio che rimani in Serie B. Forse è meglio che rimani in Serie B. Ma miracoli clamorosi. Incredibile il calcio è una cosa proprio, non c'è matematica, non c'è logica. Ieri veramente l'unica partita che perde il Bayer Leverkusen, proprio la finale con l'Atalanta, cioè il paradosso. Questi oggi di Cesare, non ti facendo cacciafè, di Cesare è grandissimo, cioè. Ma dai, stai in campo, sti 3-0, che te ne frega. Incredibile, veramente incredibile. Sono costernato da questa cosa qua, pazzesco. Come si può salvare una stagione? Certe volte l'anno scorso, come puoi andare nel baratro con un gol al 94esimo? Il calcio è questo. Ma proprio non fa proprio un burro, ma sfraga proprio. Dal punto di vista, guarda, dal punto di vista tecnico, ma Benali, ma che fece in Serie B Benali nel Bari? Ma Benali nel Bari che fa? Ma non faceva la Serie A con Benevento, qui, do Bologna, questo qua, io me lo ricordo. Mamma mia! Solo la porta, Stezza, fallo di niente. Poi siamo ancora tutti negli occhi, abbiamo la vittoria dell'Atalanta. Niente, non lo volete capire, quest'anno a me è andato tutto di lusso. Ho vinto lo scudetto con l'Inter, ho vinto la Supercoppa italiana con l'Inter, l'Atalanta ha vinto l'Europa League e sono connelli. Il Milan ha fallito tutti gli obiettivi e sono connelli. La Juventus purtroppo è l'unico cruccio, non doveva vincere neanche la Coppa Italia, però l'Atalanta, se devo scegliere, vinco quella, passo alla storia. L'Atalanta è andata meglio così, ha vinto la Coppa che serviva di più. Facile per Pissardo, manca solo il recupero. Ma ha vinto la Coppa che l'avrebbe fatta passare alla storia. Che se col senno di poi, quella Coppa è una Coppa del cazzo, che alla Juve serve in questo momento, ma all'Atalanta no.
l'Atalanta, se avessimo fatto, vabbè, puoi vincere quello o quell'altro, assolutamente l'Europa League era al di fuori di ogni portata. Poi dall'altro la persa, abbiamo visto ieri l'importanza di Scamacca, di quell'altro, Kolasinac, quella, insomma, se togli quei due o tre, a Juventus, senza Scamacca, praticamente solo Lookman ha fatto la differenza, un altro po' la pareggiava pure la partita, quando hai messo il pullman davanti alla porta e l'hai vinto. Quindi quella coppa, veramente, ficcatela in quel posto che non batti il sole, perché fa schifo proprio. Cioè, beh, faccio un 4-0, che è finito? No, 6 minuti. Cioè, quello è il discorso, e il problema è un altro, che ancora non riesci a capire, che sono 29 anni che non vinci una coppa europea, l'Atalanta l'ha vinta, quindi tu, caro Juventino, devi contare da quando sei nato, adesso questo è un numero ufficiale, l'anno prossimo sono 29 anni che non vinci una coppa in Europa, hai vinto quel marasma di scudetti di Coppa Italia, hai vinto tutto meno che una coppetta in Europa, almeno all'Europa League l'anno scorso, visto che col Siviglia era facile là, ti hanno sbattuto fuori, e tutti gli squadretti, Union Berlin là, qui. Noi abbiamo avuto in finale con Cusiviglia, ma Cusiviglia perdono tutto quanto, anche la Roma l'anno scorso ha perso, in quella maniera balorda, quindi ancora non ti va giù questa cosa, e inutile che chi mi patteggiato, ripescato, come ce l'ha, concussionati, pegnotasi, pegnata, ma che sti andando? Il cervello tu sti ci vedendo che ha da fare, perché se come un fallimento è troppo, e sai benissimo che l'Inter vincerà anche l'anno prossimo. Perché è facilissimo, caro imbecille, ecco perché. Poi non diciamo le parolacce per piacere, perché sennò qua poi il professore qua purtroppo non può dire parolacce, dobbiamo parlare sempre in italiano, il turpiloquio poi dà fastidio a qualcuno. Quindi non diciamo parolacce, perché sennò qua rischiamo, qua non si può dire niente ormai, i ragazzi parolacce a tutto spiano, e basta che un docente, un professore dice una parola, succede un marasma generale. Quindi io cazzo non lo posso dire, perché non si può dire. Però nelle canzoni trap ci sta di tutto là. Ci sta di tutto. Vabbè, chiudendo questa parentesi, poi vi spiegherò il motivo perché mi veramente è una cosa che non ne voglio neanche parlare, perché. Niente, la mia stagione è ottima. Bari salvo e sono felicissimo. Atalanta che vince la Coppa UEFA e te la sbatte in faccia, quindi non è che ha fatto un dispiacere. Non è che ha fatto un dispiacere all'Inter, amico. Io ho vinto lo scudetto, la seconda stella. Mo vi dici pure che voi, a me non me ne freghi niente. Vabbè, dai, fa 4-0 e mano lacrime. Moracchioli, stop. Moracchioli sinistro murato. Vabbè, Moracchioli. Quindi Milan fallito, ci manca solo che la Roma va in Champions League, l'Atalanta farà la Supercoppa UEFA, che cosa farò trovando più? Quella coppa della Juventus è naturale che è cancellata, è chiaro che se metti la Supercoppa e la Coppa Italia stiamo lì, ma io l'ho vinta perché sono campione d'Italia, ho vinto lo scudetto e te l'ho sbattuto in faccia sul campo in un derby del 22 aprile, quindi ti ho vinto lo scudetto in faccia a te milanista che stai ancora piangendo, e lo juventino che rosica perché non riesce ancora a capire, 19 più uno fa 20, 21, a chi vinde so poca, due scudetti in 4 anni, uno col tuo pupillo Conte e questa volta senza neanche uno juventino, quindi dove ti attacchi, scivoli, sbatti la testa e cadi, non hai proprio più scampo, e inutile che pinzo o pignoramento, non ce ne freghi niente, tanto l'Inter non fallisce. Tranquillo, ma nel fondo sì. È finita, Bari salvo, sono contentissimo. Ha accettato 350.000 abitanti alla Serie B, per cortesia. Quindi stavo dicendo, hai capito perché la tua è una coppa inutile? Certo, di per sé a te ha un valore, perché porti un trofeo in bacheca dopo 3 anni che non vedevi neanche solo quella hai vinto praticamente, perché Pirlo poi tra l'altro lo scudetto tu non lo vedi da 4 anni già, l'anno prossimo è il 5º anno che non vinci uno scudetto, 5 anni per la Juventus il prossimo anno, e ti stavo dicendo l'anno prossimo non vinci ancora, sai perché? Perché anche se vieni il nuovo allenatore, devi cambiando allenatore, è molto difficile che vinci subito, perché la squadra è quella che è. Qui da Ildiz a numero 10, quello è un botone, dai, che detto, fece solo i gol con Bologna, Salernità, quando ha giocato con l'Inter, morto, quando ha giocato con Milan, morto, quando ha giocato in Europa League, morto, ha segnato solo con le riserve della Salernità,
le riserve del Frosinone e la partita combinata finita ormai col Bologna. Quindi gli vuoi dare la 10 a Yıldız, vinci fra 4 anni, quello non è del Pirlo, non lo sa mai. Devi mettere di nuovo la squadra di nuovo su, devi comprare, devi vendere sicuramente, quindi è ancora è un barcone, diciamo, all'arrembaggio, quindi capito, caro Juventus. Il Milan lo stesso, cambio di allenatore, più o meno i cessi saranno quelli, puoi prendere 10 di più, 10 di meno, non c'hai Tonali da vendere quest'anno, a meno che non diventi Teo Hernandez e Magnano Leao, e quindi devi rifare la squadra e non vinci neanche l'anno prossimo, al massimo le coppe, quelle che tu hai sempre detto inutili, ma che per te adesso equivalgono a Champions League, perché per... Tasto, stop! Pari salvo. Il pari è salvo! La Ternana va in Serie C! La Ternana me ne affoggiano. Un anno a sfiorare cose! Veramente contento per Di Cesare che ha fatto un gol meraviglioso. Quest'anno a sfiorare la Serie C, ma c'è stata una grande partita di ritorno. Un 3-0 aperto! Inaspettato. Come in un film... Inaspettato proprio niente. Quindi hai capito perché ti voglio dire, e noi l'anno prossimo torniamo, tu non torni neanche l'anno prossimo e sei precato di dire torniamo quando l'anno prossimo arriva il 22-23 di maggio, prendi la coppa e me la sbatti in faccia, ecco, in quel momento tu dirai che hai, sei tornato. Per adesso sono solo sogni, illazioni, congetture, speranze di uscire dalla melma dove sei. Adesso dopo la Coppa Italia giustamente hai preso un po' di colore perché eri bianco, pallido, vedi una coppetta che tu dicevi che era inutile, adesso la tratti come la Champions League dopo 3 anni, cioè, prendo un po' di colore, ma lo sai benissimo che fallirai ancora l'anno prossimo e ancora l'anno prossimo e saranno già 5 anni senza scudetto, quindi vedi che piano piano a 9 anni arrivi, togli la Coppa Italia, che quella l'Atalanta pensava l'Europa League, perché se fosse stata solo una partita, una, cioè l'Atalanta avesse giocato solo la Coppa Italia, non credo che sarebbe andata così. Poi senza Scamacca abbiamo visto l'Atalanta con la Sinac, mancavano gli avevo lo scorso, no? Poi ha fatto un gol dopo 4 minuti tutti in difesa a fare il catenaccio, quello è Allegri, poi se ne è andati in quella maniera indegna, quindi la coppa più indegna che abbiate potuto vincere. Comunque, per dire, dovete cambiare allenatore, ripartire da zero non è mai facile, non si vince subito, anche Conte quando è arrivato all'Inter non ha vinto subito al secondo anno, quindi prende Thiago Motta, perfetto, non vinci niente, passerà quinto, se stai arrivando più o meno, vedi, agli anni che dico io, a vincere i titoli importanti, sei arrivato praticamente, togli l'anno di Pirlo là e quello di Sarri che era l'anno del Covid, che il campione è stato fermo 6 mesi, quindi quell'ultimo scudetto che hai vinto già rubata, già eri morto là, l'ha vinto Ronaldo, no Sarri, quello scudetto, sei arrivato quasi a 5 anni senza vincere niente praticamente. Quest'anno vediamo le figuracce di cacca che farei in Europa. Quindi non te la prendere con me, io ti dico la verità è questa. Per me l'anno è stato stupendo, il Foggia si è salvato, il Bari si è salvato, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, l'Inter ha vinto Scudetto e Superco, il Napoli ha fallito, il Milan ha fallito, solo quel, c'è quel neo, quel piccolo neo della vittoria della Coppa Italia, sarebbe stato strabiliante, però io non è che posso beccare tutto, avevo detto Milan 0 titoli, niente, uscirà fuori, dovete dire anche le cose che azzecco, non solo quelle che sbaglio, è normale che sopanno poi una posso sbagliare, siccome poi penso alla Coppa Italia, però lei sbaglia, è però Milan che fallisce, le zeccato tu, non ha vinto niente, però un Napoli che è arrivato a 40 punti dall'Inter, che tu dici vincimo l'anno poi da gritto, un Napoli non vince niente, le zeccato tu, quindi stiamo di anno per me alla fine. Hai capito? Io Ernst, che sempre in vantaggio, di pure i casi che azzecca, stupati, hai capito? Scemo, senza che chiagne. Quindi di pure i casi che azzecca, non dicendo che i casi che sbaglia. Uno che sbaglia, io con la Coppa Italia, là. Però poi l'Atalanta avete visto, sì è vero, avevo detto Gasperini è un perdente, non vince un cazzo, questo perde pure. Però poi ho detto, se vedete bene, anche la live prima, perché molti scemi purtroppo vedono solo le cose che vogliono vedere. Col passare in quella settimana, gli ultimi 3-4 giorni a Gittest, e voi vedete che questi qua vengono la coppa, perché il Bayer Leverkusen non ha perso neanche una partita e vincerà questa, e quella ne vende giusto l'unica partita che hanno perso il Bayer Leverkusen, la finale di Europa League. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato che l'Atalanta facesse poi quel tipo di partita là? Ma tutti i grandi sapientoni del cavolo, che tu l'hai detto prima che perdeva, certo, dopo che hai visto la partita di Coppa Italia, che cada vince. Però poi ho fatto mente locale che tu Scamacca è veramente importante, sì. Lukman ha fatto la differenza, proprio sfortunato perché ha preso il palo. Siete stati fortunati che lì non avete preso gol, perché secondo me neanche la Coppa Italia vincevate. Però purtroppo è andata così. Però l'Atalanta aveva 2 finali,
tra la scelta tra una e l'altra, penso che qualunque atalantino avrebbe scelto l'Europa League, perché adesso andrà a giocare la Supercoppa UEFA, addirittura una coppa che all'Inter manca, e potrà giocare. E vi dico pure una cosa, io spero, secondo me il Real Madrid prima o poi una finale la perde, quindi ci manca solo il fallimento del Real Madrid. Praticamente su 9 cose una l'ho sbagliata e 9 le ho azzeccate. Il Monopoli che si è salvato, l'ho detto, e si è salvato ai play-out il Monopoli, avete visto? Quindi ho azzeccato anche quello. Quindi avvitateci pure i casacazze, che sono tutte azzeccate praticamente. Quindi già vuol dire che per l'anno prossimo. Chi disperato vive, disperato muore. Voi dicevate, disperato... Cambierà poco. Hoc 3, quel... A meno che di... A meno che di come dici, di cambiamenti radicali, che Octree non farà, sicuramente recupererà un po' di forza, sicuramente ci saranno cessioni importanti. Se Lautaro rompe i coglioni lo possiamo ancora mandare a fanculo, noi non ce ne frega niente. Vuoi 8 milioni, 8 milioni. Vuoi 8, se vuoi bene all'Irium, se a 10 vai via e compriamo un altro. Quindi ha già preso Zelinski e Taremi in quell'assemblaggio di giocatori con altre 3 o 4. Arriverete, non dico a 20 punti, ma minimo 15-10 punti ve li diamo anche l'anno prossimo. Perché così è inutile che fai, è come la Juventus quando vinceva. Cagniamo la allenatrice, ma tanto vince. E poi alla fine vinceva sempre la Juve. Perché aveva la scuola più forte. Quindi c'è già un ingranaggio ben oliato. Con l'allenatore a noi rimane i Simone Inzaghi, Marotta rimane, l'Ausilio rimane, e voi continuerete a perdere l'anno prossimo. Quindi 9-1 per me. Ho azzeccato tutto, amico mio. È inutile, non devi venire con la coppetta là dell'Italia di merda che hai vinto, l'Atalanta che avevo detto che prima perde e poi vinci. No. Nella settimana poi vedi, però io il ragionamento che ho fatto. È chiaro che nella delusione ho detto, vabbè, sta Atalanta, mamma, sto perdendo di Gasperi, prima o poi. E guarda caso, ha vinto proprio nella partita dove nessuno se l'aspettava. Continua a sucare, a rosicare e stai zitto. Inchinati al competente e iscriviti al canale.